Spazi d'eccezione è un progetto a cura di Seledox e Scuola Moderna, è un progetto composito, nel senso che è una mostra, un evento, un libro, il libro è edito da Milio Edizioni, un editore indipendente di Milano, mette assieme 80 partecipazioni di artisti, di architetti e attivisti che a diverso titolo, in diverso modo, hanno ragionato sugli effetti dello stato d'eccezione sullo spazio contemporaneo, sullo spazio della vita, sullo spazio della metropoli, sullo spazio urbano. Quindi sia spazio d'eccezione come elemento in mano al potere costituito, come elemento di coercizione, di chiusura degli spazi di agibilità democratica, come è sicuramente per esempio successo in Francia dove dopo gli attentati al Bataclan, anche se fortunatamente il movimento, per esempio il movimento contro la loi travail, ci sta facendo vedere come lo stato di eccezione non conduce alla nuda vita, all'impotenza, alla neutralizzazione, ma anche dentro quello spazio difficile si trovano delle energie, delle spinte costituenti possibili. Quindi da una parte l'analisi di questo tipo di stato di eccezione come strumento del potere, dall'altro però, e questa è una piccola forzatura, anche l'analisi dell'eccezione come eccezione costituente, ovvero come obiezione all'ordine costituito. Nel libro ci sono per esempio immagini che parlano del sistema del confederalismo democratico, quindi un sistema di autogoverno del Rojava che è un sistema di autogoverno non statuale. Ci sono gli esempi di spazi occupati che, pur essendo fuori legge, producono una forma di diritto e via così.